in una gas station abbandonata. Quelle dei film, dove ci sono i killer, dove ci sono la polizia che si ferma e cerca le tracce, insomma tutte quelle cose lì. Ciao, sono Chris e benvenuti in Arizona. Oggi vi voglio parlare dei pro e dei contro di vivere in questo stato. Uno stato non molto conosciuto. Cosa vi viene in mente? Vabbè, vi levo dall'impiccio. Il Grand Canyon. Praticamente è conosciuto solo per il Grand Canyon. Capitale di questo stato, Phoenix, è uno stato che ha poco più di 7 milioni di abitanti, non tantissimi. Phoenix è la città più calda degli Stati Uniti. Ah, ci sono anche 22 parchi nazionali. Tante cose da vedere. Punto numero uno tra i lati positivi del vivere in Arizona è che in pieno novembre alle 8 della mattina ci si può vestire abbastanza leggeri. In sostanza qui l'inverno è molto 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 leggero, anzi ci si può dimenticare l'inverno. Il punto negativo è il caldo. In Arizona fa caldo, molto molto caldo. Già da maggio ci sono 100 Fahrenheit, cioè 37 gradi. Giugno e luglio ovviamente sono molto caldi, si arriva anche a 120 Fahrenheit, quindi quasi 50 gradi. Non è proprio vivibilissima. Punto numero due, che è sia una cosa positiva che negativa, o meglio l'ambito è quello lì. Cominciamo dalla parte positiva, un pro. Il landscape, gli scenari sono meravigliosi sempre. Dovunque si va, nord, sud, ovest, est, in qualsiasi momento della giornata, si trovano delle montagne, delle viste veramente particolari. Sono sempre diverse e effettivamente danno un senso di libertà, di spettacolo, di tutto, soprattutto quando si arriva verso il Grand Canyon, che è una meraviglia del mondo. La parte negativa invece è che quando si guarda un po' più in basso, un po' più a breve distanza, il panorama è desertico, roccioso, molto secco, molto arido, dopo un po' stanca. Contro numero 3. L'Arizona si gira in auto, solo ed esclusivamente in auto, va bene, anche in moto, ma non esistono alternative, non esistono trasporti pubblici, non esistono possibilità diverse di muoversi nelle varie città. C'è la ferrovia? Sì, c'è una ferrovia che è sempre molto busy, molto occupata, perché ci sono treni, quelli doppi, quelli lunghissimi, che spostano merce da est a ovest e da ovest a est, ma non servono per collegare le città dell'Arizona. Quindi guidare, guidare e basta, non ci sono alternative. Pro numero 3. Parliamo di soldini, soldini. Il costo della vita in Arizona è basso, tra i più bassi degli Stati Uniti. Non il più basso, ma tra i più bassi. Infatti moltissime persone che hanno un buon lavoro riescono a spostare e fare una vita di un certo livello qui. Molto interessante. Tasso di disoccupazione in questo preciso momento, fine del 2022, 3,3%. Questo mi porta immediatamente al punto successivo. Il mondo del lavoro in questo stato è interessante. Ci sono ottime opportunità. In pochi posti, ma ottime opportunità. Respirare a pieni polmoni è una cosa da fare in Arizona. Pro numero 4, cosa positivissima, l'aria in questo stato è la più pulita d'America. Contro numero 4,
Bisogna stare un po' attenti agli animali, soprattutto a ragni, serpenti e animali che ci si trova in giro, che strisciano, insomma, in casa. Questa è una cosa abbastanza comune e preoccupante nell'Arizona. La famosissima e storica Route 66 passa anche dall'Arizona e rappresenta perfettamente un altro punto positivo, e cioè quello della guida. Guidare in Arizona è piacevole, facile. Facile perché le strade innanzitutto sono ben tenute, sono grandi, il traffico non è particolarmente abbondante e poi la Route 66, ma anche altre strade, permettono di viaggiare in mezzo a panorami incredibili ed è veramente rilassante e piacevole. Mai stressante, mai. Punto negativo numero 6, e penso che questo renda molto l'idea. L'Arizona è un po' così, stessa storia, stesso panorama, stessa vita, stesse cose tutti i giorni. Questa cosa del fatto di essere circondati da deserto, panorami anche in alcuni casi belli, dopo un po' crea un effetto noia molto importante. A parte che ho scoperto che esiste un London Bridge in Arizona, comunque il pro numero 6 è che ci sono tantissime culture diverse. Nonostante sia uno stato con pochissime persone, poco più di 7 milioni, ci sono tantissime culture diverse, che ne fanno sicuramente un pro molto molto importante. In particolare c'è tanto di messicano e latino. Questo qui è il London Bridge in Arizona. Realizzo un piccolo sogno uscendo dalla porta di un saloon. Tutti i lavori, il 25% delle occupazioni in Arizona sono in due città, Tucson e Phoenix. Da tutte le altre parti non c'è praticamente nulla. Gli outdoors, tutte le attività da fare all'aperto, sono veramente tante, ci sono tantissime opzioni in Arizona. La cosa positiva inoltre è che nonostante il caldo e la perenne estate sostanzialmente, in questo stato non esistono praticamente gli insetti volanti, mosquitos, zanzare, mosche, robe del genere. No, sono un problema che non esiste. Lo sceriffo conferma il punto positivo numero 9, e cioè che il tasso di criminalità in Arizona è tra i migliori degli Stati Uniti, quindi un posto ideale per vivere da questo punto di vista. Questo è un momento di trascurabile felicità. È da quando ho iniziato a fare video negli Stati Uniti che ho sempre voluto trovare il modo di fare una clip in una gas station abbandonata. Quelle dei film dove ci sono i killer, dove ci sono la polizia che si ferma e cerca le tracce, insomma, tutte quelle cose lì. Ci sono delle grossissime migrazioni nelle città, che poi fondamentalmente sono due. E quindi per il freddo da altre città si muovono tantissime persone in Arizona e alcune città diventano immediatamente trafficate, piene di confusione. Insomma, diventa un po' difficile, è una cosa a cui bisogna fare attenzione, bisogna un po' abituarsi. La seconda zona che crea un po' di confusione, traffico e toglie un po' di bellezza del vivere qua è sicuramente il fatto del turismo, del grande traffico, della gente che va a vedere e va a visitare il Grand Canyon. Ci sono due o tre ingressi in particolare che sono sempre molto pieni, molto impegnativi. Sì. Quindi questo è un contro. Per questo momento di trascurabile felicità, se non sapete a cosa mi riferisco, vi lascio un libro linkato qui sotto.
non so se è ancora in vendita, se lo trovo lo trovate qui, se no è un libro che si chiama Momenti di trascurabile felicità, piccolino, simpaticissimo. Comunque, per visitare questo posto ho fatto una deviazione di 25 miglia, ne è valsa assolutamente la pena per me, però mi sembra una buona motivazione per magari lasciare un like, iscriversi al canale e attivare le notifiche se non l'avete ancora fatto. Vabbè, torno al video. Bisogna un po' fare la pace con sabbia e polvere. Non dico che fanno parte del quotidiano, però bisogna un po' accettarla questa cosa. Mentre il vero contro è che ogni tanto, ci sono delle tempeste di sabbia e non sono proprio simpaticissime. In questo stato, per legge, non si può negare un bicchiere d'acqua a nessuno. Prima di lasciarvi all'ultima considerazione su questo stato, vi ringrazio di aver visto il video fino a qui e vi chiedo di lasciarmi nei commenti cosa ne pensate dell'Arizona, ma soprattutto scrivetemi di quale stato americano vorreste sapere pro e contro. L'Arizona è definita una location king perché è vicinissima alla California, vicinissima al Nevada e vicina anche al Messico. Non è purtroppo raggiungibilissima in aereo perché l'unico aeroporto degno di nota è quello di Phoenix, ma è una location ideale per chi ama i road trip e per chi non ha problemi a muoversi in macchina. Raggiungibile da Los Angeles, da Las Vegas, raggiungibilissima, e anche dal sud della California. Spero il video vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video. Ciao! We'll be right back.